discuteva, qui dove si faceva cultura, e noi proprio questo vorremmo fare. Quindi alla riscoperta del nostro background culturale, storico, che purtroppo con il passare degli anni, dei secoli si è perso. Ma per questo non vogliamo fare polemica, perché è inutile farlo, perché andremo ad alzare altri steccati, e quindi questo ci sembra fuori luogo. Naturalmente per poter portare avanti il nostro discorso abbiamo bisogno dell'appoggio morale della cittadinanza, e quindi appunto speriamo di poter ritrovare questa nostra concezione di cultura che purtroppo abbiamo perso. Quindi spero che questo sia l'inizio di un lungo percorso. Sono un po' emozionato, non potete ben vedere. Quindi niente, ringrazio tutti, naturalmente ringrazio anche l'assessore della cultura, che è molto sensibile appunto a questa iniziativa. Grazie. Bisogna lavorare per arrivare sul pensiero, la rivoluzione del pensiero, che la gente deve tanto collaborare, con guardare il politico con prevenzione. Noi siamo giovani e abbiamo bisogno del supporto di tutti. E in questo processo di rinnovamento, ma più che rinnovamento, io dico di cambiamento, perché in questa fase altro che di svolta si parla. Questo è un periodo di transizione, un periodo che ci deve consentire per recuperare quei valori determinanti per poi sperare all'auspicata cosa. Mentre l'altra parte del paese guarda all'integrazione dei posti, io non sono un leghista, però dico forse ha ragione, perché noi paghiamo non aver saputo, per una politica gestionale di mio. Mentre l'altra parte del paese guarda all'integrazione europea, noi ancora dobbiamo integrarci al tessuto socio-economico. Questo per i motivi di cui vi parlavo prima. Questo perché voi chiedete ad un ragazzo, l'altra volta venne una persona da me in ufficio, io anche la delega che parli con gli uffici, assessore, se volete voi, io posso avere una casa. Dico, signora, guardi, e lei la casa l'ha già avuta, perché lei risulta segretario. Lei in virtù
effettuare secondo i principi sanciti dalla legge. Io mi batterò affinché si rimuoveranno per la rimozione di tutte quelle cause che allo Stato impediscono l'esecuzione della lavoratura. Questa è cultura. Fa capire alla gente che qui si sta lavorando per ribadire, per riaffermare lo Stato di diritto. In ogni attimo dobbiamo fare. Ecco, in occasione delle festività natalizie vi cito alcuni esempi importanti, perché gli esempi sono importanti per capire anche l'operato. Io, per quanto riguarda le manifestazioni attinenti al ramo cultura, relative alle festività natalizie, mi sono organizzato in maniera semplice. Ho detto ai funzionari, contattate tutti coloro i quali ci hanno fatto pervenire una richiesta di partecipazione. Sondiamo la loro disponibilità. I principi però sono questi, le direttive sono queste. Cioè la direttiva principale è la valorizzazione, l'utilizzazione delle nostre risorse. Noi dobbiamo consentire la possibilità alle nostre espressioni di poter emergere, ma per emergere devono esibirsi. E allora dobbiamo trovare luoghi e strumenti perché ciò è. Questo è. Non mi sono rivolto ad amici, abbiamo fatto tutto a luce del sole, non so chi siano le persone, sono importanti i contenuti. Qualcuno, seguendo ancora i vecchi criteri, ha anteposto al programma il problema del contributo. E io dissi, no, voi venite e offrite la vostra consulenza, date il vostro contributo. Noi possiamo affrontare la situazione vedendo il conto per pagare un rimborso spesa. Non sono, ma nel rimborso spese terremo conto dello sforzo che voi avete compiuto, anche sotto l'aspetto, valuteremo l'aspetto qualitativo. Qui questo incentiveremo anche i ragazzi ad esibirsi, ad avere più stimoli. Ecco. E devo dire, c'è stata parecchia soddisfazione da coloro i quali intenderanno partecipare. Un programma che ancora non è stato perfezionato. Ma ecco, dicevo prima al dottore è ricco, sono cose semplici, noi non abbiamo bisogno di andare a ricercare cose semplici che ci aggregano, che ci facciano riscoprire il gusto della tradizione. E questo è importante, noi dobbiamo riscoprire il gusto della tradizione e soprattutto anche il gusto della festività natalizia. Anche la manifestazione, ho incontrato, e questa è cultura, ho incontrato i pasticceri, mi verrà da dire, ma i pasticceri, ho incontrato i rappresentanti della Commercio, ai quali ho chiesto di partecipare con i loro contributi nel processo organizzativo e decisionale. Quale? È la pasticceria, noi siamo una pasticceria che è riconosciuta tra le migliori, i nostri dolci sono indici. Perché non diamo la possibilità nel periodo delle festività alla gente di degustare i nostri dolci? Devo dire che anche qui la mentalità poi hanno afferrato il senso, della cosa. Ecco, fare cultura intanto significa, ecco, cari amici, lavorare sul pensiero. E dobbiamo, ecco, batterci per rivoluzionare il pensiero. La mentalità assistenzialistica, clientelare e mafiosa, la mentalità mafiosa. Che io distingo, mentalità mafiosa, criminalità organizzata, microcriminalità. La mentalità mafiosa, io cerco di interpretare la psiche di un soggetto anche come risposta, anche dal saluto, anche dal modo come cammina. E oggi purtroppo è incarnata in noi calabrese, la mentalità mafiosa è incarnata. Io quando vado al bar, cameriere, mi rivolgo con cortesia. Io oggi devo dire, con molta angoscia, un giovane a 17-18 anni, con arroganza, direi un libro. Lo guardai, ma con disprezzo e con rammarico, perché i nostri giovani, noi abbiamo delle risorse che vengono utilizzate altrove. I migliori medici trovano collocazioni altrove, i migliori scienziati sono regini calabresi per il mondo. Qui non ci sono le strutture, non si possono lavorare. E noi dobbiamo lavorare. Perché, ecco, il processo emigratorio
scavo nell'involuzione. Poi per questo dovremmo fare. E in questo io vorrei gradirei il supporto di tutti quanti voi. Gradirei che tutti quanti voi dovreste, con le vostre proposte, partecipare al processo decisionale. Noi non vogliamo decidere, la caratteristica di questa nuova amministrazione, siamo per la maggior parte tutti i giorni, è proprio questo. Non vogliamo decidere tutto nelle camere comunitarie che abbiamo lì. Vogliamo, ecco, nelle piazze confrontarci, vogliamo che tutti quanti ci diate un contributo per la rinascita di questa città, per la ricostruzione di questa città. Noi dobbiamo lavorare per è una missione. Io forse tante volte sono dibattuto con me stesso perché ho una formazione cattolica, che mi conosco, però ho una cultura. E questo mi porta ad entrare in conflitto tante volte con me stesso per affrontare. Non so se questo è un bene in alcuni aspetti o è un male per altri aspetti. Comunque, ecco, in questo processo di ricostruzione, questo processo di cambiamento intanto per sperare nel rinnovamento, il vostro contributo è per la città. La città appartiene a coloro i quali dicono ci aspettiamo. Io dissi, ho parlato ai giovani industriali, dissi proprio questo. Parlo a tutte le categorie perché ognuno, per le sue capacità, per le sue professionalità, per la sua esperienza, è in grado di offrirci proprio. Ognuno è in grado, però se noi non la politica, la consuetudine, ma non ci ha chiamato chi? Le porte sono aperte, le porte sono aperte. A tutti coloro i quali voi proponete delle cose interessanti per incentivare la crescita e lo sviluppo di questo sistema. Io vi ringrazio per avermi consentito. Sappiamo che queste composizioni trasmettono obblighi
vocalista abbiamo la composizione di uno strumento, in questo caso il flauto, con gli archi, in questo caso rappresentati dalla formazione classica del quartetto. Il concerto vivaldiano si articola solitamente in tre tempi: l'allegro iniziale, l'andante che è in una tonalità o simile o affine a quella dell'allegro, e l'ultimo tempo. L'ultimo tempo di solito in andamento molto vivace.
Thank you.